Nel primo appuntamento del Veleni Tour, lo stabilimento gemello di quello di Colleferro, cioè noi siamo andati a Ceccano, dove effettivamente ancora restano questi residui di costruzioni del deposito gemello, perché tutta la zona che costeggiava la ferrovia e dal fiume Sacco fino alle porte di Roma era individuata da un piano, diciamo, militare di depositi antibomba. Li vedete ancora addirittura fino alle porte di Roma Est, con l'autostrada sulla destra ci sono dei laghetti sportivi, a un certo punto vedete dei tunnel e dei depositi sotterranei. Quindi io confermo assolutamente quello che dice Alberto. Ma la cosa incredibile è che mentre in quei posti magari non c'è un agglomerato urbano vicino, qui l'hanno messo sotto all'appartamento di casa. A Ceccano c'è, e ci andremo, colgo l'occasione per dirvelo, a giugno andremo al Bosco di Faito, dove proprio è sistemato il deposito che è cresciuto dopo, però qui nel 1912, lì nel 35, e ancora anche lì hanno trovato residui di quella che è la lavorazione che facevano qui. Cioè addirittura i fusti che venivano utilizzati qua su tutto il sacco arrivavano oltre ad Anagni anche a Ceccano. Non so con quest'altro. Sì, quello era un distaccamento della BPD, l'altro distaccamento era il Castellaccio, andando verso sulla Casilina, andando verso Anagni, dove venivano fatti i filati, ma lì c'è l'ira di Dio lì dentro. Noi siamo entrati, abbiamo fatto delle foto, delle riprese con una persona, e ci sono ancora materiale chimico dentro le boccette. Praticamente ancora sui tavoli della... Abbandonato. Sono gli etichi di non scendere. No, andiamo via. Non si può scendere! Non solo è privato. Ma poi questo è un piazzale militare, diciamo. Beh, diciamo che non è... Questo è il parcheggio della, diciamo...